gli autocarri lasciavano la statale e scendevano ciondolanti la strada sterrata fino al greto. Là il cassone si alzava pigro e scaricava i rifiuti della città in piramidi irregolari, a volte striate ai bordi dall'orma delle ruote. Il bimbo abbandonava i cortili delle case popolari e correva il greto. Con una lucida bacchetta di vincastro in mano, frugava nei mucchi con perizia per accumulare tesori fra le vetiche attorno ai pilastri del ponte. La ricerca non lo lasciava mai insoddisfatto. C'era sempre qualcosa di interessante da scoprire. Rottami trasformati in sculture, pezzi di macchine diventati misteriosi ingranaggi di una superiore costruzione preesistente ma scomparsa. Poi era solo, sempre, e nessuno poteva contestargli la preziosità di una scoperta. In realtà il bimbo era perfettamente conscio di ammucchiare cianfrusaglie, ma nessuno gli aveva mai fatto notare questo particolare, trascurabile, e così ogni giorno aumentava le sue ricchezze accatastate in ordine e coperte di foglie sotto agli archi, fra il cemento e il primo pelo d'acqua e di fango. Rimase quindi molto colpito un giorno, come facilmente si può immaginare, dello scorgere un uomo che non solo frugava fra i suoi mucchi, ma che procedeva anche, gli sembrava, con biasinevole irrazionalità. Gli si avvicinò. Non sapeva dargli un'età o una collocazione sociale, non si poneva il problema. L'uomo era un grande, un animale di una specie diversa, e quelli diversi da noi sono un po' tutti uguali. «Non puoi frugare», disse il bimbo. L'uomo lo guardò e sorrise. «Perché?» chiese gentilmente. «Perché è roba mia», rispose il bimbo. «Proprio tua, tua?» disse l'uomo, sempre sorridendo, ma con tono vagamente inquisitorio. Il bimbo arrossì. Aveva chiara la cognizione di vero e falso e cercò di attenuare, di trasformare la bugia in una parziale verità o in una bugia che non lo coinvolgesse direttamente. Se tu bagni il tuo piede in un lago di un paese chiamato cultura, puoi tirar dietro il piede e assai dura, ma è più duro imparare a nuotare. Ed è pieno di barche lucenti, con pennacchi e con mille bandiere. Tu ti accosti, vai lì per vedere, e ti accorgi che fondo non ha. E tu t'agiti, gridi, ti muovi, e gli urli che stanno affondando, ma ti guarda. Non è cosa che faccia per loro, è legata con mille catene e con lacci e legacci alla riva, ma si muove, si vede che è viva e nessuno che pensi a guidar. C'è una barca che dovrebbe andare, ma per Dio non va ben manco quella, vi assicuro è più grande, più bella. E nel fondo no, buchi non ha. Buonasera, benvenuti. Ultima puntata di Gargantua. Diamo davvero il più caloroso dei benvenuti a Max Gazzè. Grazie. Alla sua flautista Silvia Catasta, Stefan Merrill Block e Paolo Giordano in sequenza, scrittori Giovanna Marini, musicista, e Francesco Guccini nella doppia veste di scrittore e di cantante. Questa sera, che è l'ultima sera di Gargantua, vorrei cominciare raccontandovi un libro. Un libro molto difficile da raccontare per quanto è ricco di storie, di casi, di umanità. Oliver Sacks. Avete presente Oliver Sacks, il più famoso neurologo del mondo, quello dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, quello di Risvegli. Ecco, lui ha scritto un libro appena tradotto in italiano che si intitola Musicofilia, sostenendo appunto con grandi racconti di casi patologici e non che la condizione musicale è proprio innata all'essere umano. Tutti noi siamo immersi nella musica. Certo, naturalmente, chi più chi meno, alcuni vanno molto in profondità, altri galleggiano miseramente in superficie. Prendete per esempio l'orecchio assoluto. L'orecchio assoluto, che non hanno tutti, è una cosa rara,
è quella cosa per cui senti un suono e dici subito fa diesis. Non ce l'hanno tutti, chi non ce l'ha ovviamente fatica a riconoscere le note, le riconosce soltanto in relazione ad altri suoni. È come se, dice Oliver Sacks, per riconoscere il rosso, rosso come il golfo di Francesco Guccini, uno avesse bisogno per esempio di vederlo accanto a un altro colore. Dico che è rosso perché c'è vicino il blu, dico che è re perché c'è vicino il do. Difficile da immaginare per noi musicofili non così profondi, difficile immaginare anche il senso di disagio che qualcuno che invece è immerso profondamente nell'orecchio assoluto prova quando i suoni non sono perfettamente calibrati. È come se, dice sempre Oliver Sacks, guardando in termini di colori, con tutto il rispetto per i daltonici, si vedesse una banana arancione o una pera blu. Un suono imperfetto dà quella stessa sensazione. Ecco, queste sono cose che io personalmente non sapevo con tanta precisione. Ed è sempre bello sapere delle cose che non si sapevano prima. È sempre bello avere le parole da usare insieme alla musica. E tu, Francesco, parole e musica, beh, è proprio il tuo mestiere. Le due cose. Tu hai scritto nel tuo sottopancia scrittore, perché sei qui anche come autore dell'ultimo libro, una raccolta di 7 racconti scritti nell'arco di qualche annetto, che si intitola Icaro. Sì. Sì, fin qua tutto bene. Sì. Senti, a che punto della vita sei? Dunque, tu devi essere stanchissimo perché ti stai preparando a una tournée estiva defatigante, una tappa a 5,7 chilometri da casa tua. Non è che esageri? No, quasi sei, dai. Ci vuole una settimana di prove per farlo, quindi sarà un lavoro massacrante, tutti i giorni stare lì a cantare, a suonare. Faticoso. Molto. Senti, stai scrivendo? E soprattutto, quando si chiede a Francesco Guccini se sta scrivendo, si intende canzoni o si intende libri? Tutte e due, perché sono lavori che possono andare in parallelo. Ovviamente si fanno in momenti diversi e con strumenti diversi anche, però è la stessa persona che fai l'una e l'altra cosa. Quindi... Perché le due scritture sono effettivamente andate in parallelo nell'arco di qualche lustro. Tu hai debuttato seconda metà degli anni 60 e più o meno nello stesso periodo hai scritto uno dei racconti raccolti in Icaro, scritto a mano. Sì, scritto a mano, poi... Ma diciamo che il mio desiderio infantile era fare lo scrittore da grande, insomma. Lo scrittore, poi mi sono trovato a fare il cantautore, come si dice, sempre meglio che lavorare. Insomma. Quello. E poi scrivere a mano, poi scrivere a macchina, era... Diciamo che sono diventato più o meno professionale con l'arrivo del computer, perché il computer taglia, cuce, incolla. Fa tutto lui, però aiuta molto. Non riuscirei mai a scrivere una canzone. Per una canzone ho bisogno di un foglio di carta e di una penna, ovviamente, e della chitarra. E non riusciresti al computer. Assolutamente. Invece la prosa. Senti, per citare i classici, se son d'umore nero allora scrivo, è così? No, No, quello va bene, insomma. È chiaro però che, diciamo, un poco di tristezza dentro forse aiuta a scrivere una canzone. Invece la prosa no, è diversa. La canzone, poi dicono che faccio delle canzoni tristissime, il che non è sempre vero, ma in buona parte forse lo è. E quindi aiuta forse essere un po'... Senti, tu sei tornato alle radici, e lo dico con la R maiuscola perché è ovviamente un titolo, quando eri un virgulto. Adesso che sei un po' meno un virgulto, invece scrivi o pubblichi racconti in luoghi lontani, in luoghi esotici, in luoghi che non conosci. In genere si fa il contrario, no? Si torna al paesello un po' più in là con gli anni. Ma c'è un po' di tutto. Doveva essere nell'idea iniziale una serie di racconti in cui mi provavo a sperimentare, a inventare una psicologia di persone in luoghi dove sono stato effettivamente, ma turista, però dove non ho conosciuto la gente, insomma. Quindi la psicologia di un argentino, di un anziano argentino, la psicologia di un architetto brasiliano, la psicologia... Doveva esserci una canzone messicana che poi non ho fatto. Una canzone? No, scusami, un racconto... Vedi che ti confondi, che meraviglia. Un racconto messicano
che poi non ho mai scritto. Doveva essersi un racconto, perché te l'ho già detto, un lungo racconto su dei mulattieri, però mi sono fermato perché non so nulla dei muli. Mi sono accorto che come facevo a caricare un mulo, a mettergli il basto, farlo camminare? Non sapendo, non adesso, l'hai mai fatto? No, ovviamente no, quindi mi informerò sui muli e poi potrò scrivere. Quindi devi recuperare sui muli. Sui muli. In realtà almeno un paio dei racconti raccolti in Icaro sono ambientati più o meno dalle tue parti. Uno si intitola Arriva la libertà, è un titolo bellissimo e anche un bellissimo racconto. Parli della guerra partigiana, anzi della fine della guerra partigiana, quando arrivano gli americani, ma in realtà viene detto arriva la libertà. È la frase finale ed è una frase che mi ha detto un ex partigiano che era militava in Giustizia e Libertà, dal parte di Caggio Montano, quella, una formazione in cui era anche Enzo Biagi. E mi ha raccontato questo episodio, che una notte, proprio vedendo la strada che veniva dalla Toscana verso l'Emilia, improvvisamente illuminata dai fari di un'autocolonna, uno, erano tutti giovanissimi, ma uno più giovane ha detto all'altro: ma cos'è questa cosa? Cos'è che sta arrivando? Non erano abituati a questa luce, e l'altro ha capito e ha detto: arriva la libertà. Cioè sta arrivando finalmente la fine della guerra, per noi almeno. Sono racconti dal punto di vista linguistico molto diversi dai tuoi tre romanzi di infanzia, giovinezza, cronache epifaniche, eccetera. Tu hai detto: mi affascinano le parole. L'hai detto tante volte. In particolare, una volta hai detto: darei chissà cosa per sapere come si dicevano buongiorno i terramaricoli della pianura padana preistorica. Ora va bene tutto, ma terramaricoli? Cosa sono? Chi sono? Non sai le terre mare. Le terre mare sono. È una civiltà che precede la civiltà degli Etruschi, la civiltà che erano nella pianura padana, Modena, insomma, soprattutto. E li hanno scoperti recentemente, verso l'Ottocento, metà dell'Ottocento, terra e mare, perché era un misto fra terra e acqua, eccetera, oppure terra e mare, l'etimologia non si sa bene. Parla fitticoli. E scomparsi improvvisamente, non si sa neanche per quale motivo. Come si saranno detti buongiorno? È lì il fatto che non si sa che lingua parlassero questi qua, perché ovviamente non ci sono documenti scritti, tutto insomma, a malapena conosciamo, si sa la scrittura etrusca, qualche parola la si sa, la si conosce, insomma. Ma questi sono scomparsi. Ma tu hai delle parole che ami, delle parole che detesti, delle parole che ti mettono allegria. A me, per esempio, gallina mi mette un'allegria sfrenata. Tu ne hai di preferite o di odiate? Beh, no. Le parole sono belle tutte, dipende dal contesto, dipende da dove le inserisci, come le metti assieme. Allora, spiegaci che cos'è il tarocchino, che è una bellissima parola, ma è uno dei fondamentali di Francesco Guccini. Il tarocchino è il gioco di carte più antico d'Italia e quindi più antico del mondo. Nasce quando nascono i giochi di carte, che prima non esistevano, i latini non giocavano a carte, verso la fine del 400, in questo modo, alle corti estensi o di Ferrara o anche bolognese. È un gioco che è rimasto in varie zone, si gioca a Bologna, si gioca un po' in Piemonte. Tu lo sai giocare? Sì, quello bolognese che è il più complicato, perché si gioca ancora Noblesse. In Francia, e no, è più difficile, anche se con meno carte. Il gioco bolognese ha un mazzo di 62 carte, quello piemontese di 78. Ed è il tarocco con cui si divina la sorte, insomma. Allora, dopo facciamo una partita, magari diviniamo anche la sorte. Una musica può fare? Finisce la frase? Ho detto una musica. Cosa può fare una musica? Una musica può fare? Mi metti in imbarazzo. Una musica può fare, Max Gazzè. Ah, ecco, me lo devi dire prima. Hai ragione anche tu. Può fare cantare li 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 o la 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 maggiore. Una musica può fare cambiare ni 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 o na na na. Una musica può fare dove sei, non mi vuoi, stai con me. Una musica può fare cosa fai, non mi vuoi, tanto è uguale. Una musica può far salvarti sull'orlo del precipizio, quello che la
notte. Una musica può fare solitudini bastate a farsi da mangiare, solitudini bastate per farti innamorare. Sotto l'armadio con la radio, sotto l'armadio con la radio, sotto l'armadio. Max Gazzè con Silvia Catasta. Max, la domandona tocca anche a te adesso, poi noi facciamo una piccola chiacchierata dopo. Una musica può fare? La tu musica... metti sempre i punti di domanda alla fine dei titoli, no? Mettilo anche adesso e rispondi. Ma guarda, io penso che la musica è un concetto talmente profondo che indagarlo dando una spiegazione di quello che può fare è un qualche cosa, è una fonte veramente di comprensione, delle cose più proprio nascoste dell'esistenza. È un libretto di istruzioni della realtà, ecco. Musicofilia, sei d'accordo con Oliver Sacks? Siamo tutti animali musicali? Siamo tutti esseri musicali più che animali, c'è una differenza notevole. Tu dici, eh? Secondo me sì. Nel senso che la musica di fatto è il movimento, il suono, ciò che determina il tempo, il cambiamento. Quindi la musica è proprio l'elemento primordiale con cui tutto si muove, tutte le frequenze, una sinfonia di frequenze elettromagnetiche in questo mondo. Di che fatto la musica poesia lo rappresenta. Lasciamo allora Max Gazzè questi tre punti di sospensione, anche 4-5, alla fine di Una musica può fare e approfondiamo un po' insieme a Francesco Guccini e Giovanna Marini. Francesco, adesso ti cambiamo il sottopancia, la scritta sotto, da scrittore mi passi a che cosa? Cantautore, sai che non va più di moda cantautore? Sì? Non è mai stato un nome bellissimo, diciamo. È un'invenzione giornalistica dalla fine degli anni 50. Allora, per carità. Vecchioni ti ha definito invece canta pensiero o canta dubbio. A me piace tantissimo, a te? Oddio. Non, insomma, così. Vabbè, così. Scusa, domanda sbagliata. Giovanna Marini, cantautrice, musicista, beh, cosa mettiamo? Tu sei in questi giorni al Piccolo Teatro di Milano? Sì. A fare la cantata del carcere di Reading, la ballata del carcere di Reading, Oscar Wilde. Con Umberto Orsini? Con Umberto Orsini. Sono molto contenta che tu abbia qui la chitarra, perché dovremo effettivamente tentare di parlare di cultura popolare, la musica popolare di cui tu sei appassionata, studiosa, ma anche interprete, non le due cose separate. Hai voluto proprio affondare le mani e la voce nella materia? Ma sono interprete perché mi piace talmente che non posso fare a meno di cantarla, ma so benissimo che canto quando la canto io canto in scala diatonica, come tu stavi dicendo, secondo le note semitoni, mentre la musica vera, quella musica di tradizione orale, sta su suoni scelti, su suoni antichi, suoni venuti dall'uso, consumati dall'uso, logorati, sì, prima delle sette note, sono legati più ai modi greci, sono fatti quasi tutti i canti popolari, sono in minore, insomma, non allora... sono canzoni, sono modi, sono scale, capisci? È tutto diverso, però è talmente bello che allora uno lo ricanta e lo distrugge. Ma ci vuoi far sentire, Giovanna, proprio un pezzettino per capire come può essere una musica al di fuori? Non ci provo, eh? Tutti ti... Dai, secondo ci me provo, ci riesci, guarda, puoi farcela. Ma per esempio c'è una bellissima passione siciliana, bellissima, che fa... La Settimana Santa già è venuta di Milena, vicino a Caltanissetta. E bini di luni già, santa giornata. Se io invece lo canto, c'ho l'orecchio in testa. La Settimana Santa già è venuta e bini di luni già. È già finito, capito? Non lo è puoi così, infilare come nel tono. È chiaro, Francesco Guccini, è chiaro. Francesco è chiaro sa per queste te. Cose, perché sì. La differenza tra musica modale e musica tonale, c'è poco da fare. Non tutta la musica poi popolare è legata a queste prima, molta, sì. E quindi anch'io, anni fa, cantando un canto piemontese, mi sono accorto che con la chitarra non si accompagnava. Tu lo sai che io ti devo chiedere a questo punto, faccelo sentire, poi mi dici di no. Sì, no, io ti dico di no perché ho il raffreddore, eccetera, ma posso
cominciare. Dunque, aspetta, se me lo ricordo. Oi mamma mia, maridemi mi. Oi mamma mia, maridemi mi. E mi vuoi prelu prinsi d'Ulanda. O mamma mia, maridemi mi. E mi vuoi prelu prinsi d'Ulanda. Anche lì non si accompagna, sì, perché è differente. La nostra chitarra, sì, è basata su tono e semitono, insomma, quindi... Visto che la anche, serata... Anche l'ottava toscana, i melismi dell'ottava toscana non si accompagnano. Quelli poi sono dei ghirigori musicali straordinari, che ogni cantore ha il suo proprio modo, e quindi sai, rifarli, li tradisci, rifarli, però è musica talmente bella, anche questo Mamma mia, maridemi mia, è magnifica. E noi io la ricanto, la ricantiamo tutti, però certo sappiamo che tradiamo, insomma, tradisco, sì. Li tradisci, però li salvi anche, li vai a cercare. Allora, la domandona, visto che è la serata delle domandone, dov'è oggi la musica popolare? Ecco, si guarda, può chiedere? Sì. Tu avresti bisogno di quante ore per rispondere? O la cultura popolare, peggio ancora, Francesco? Io te lo dico rapidamente e poi Francesco aggiunge. Se va bene. La musica popolare, secondo me, quella in funzione, cioè che ancora è un rito con la sua funzione, è quella devozionale. Quindi tutti i canti dei santuari, i canti della Settimana Santa. I canti della Settimana Santa sono tutti uno più bello dell'altro, tutti legati a musica modale. La morte di Gesù, Maria, Safana, Cristo che fu legato alla colonna, e via con tutti i ghirigori. Beh, che meraviglia. Questa per esempio è di Giulianello. Poi certo, la musica invece del lavoro, ormai non la canta più nessuno. Ovvio. Peccato, perché è bellissima. Beh, la civiltà contadina che è scomparsa, e quindi era la civiltà contadina che produceva questa musica. Poi abbiamo però dei poeti contadini magnifici come Matteo Salvatore. Quando Salvatore ti fa... E lui stesso accompagna così. All'inizio lo fa fuori e poi entra dentro, no? E Matteo Salvatore è straordinario, lui è pugliese. Della Pucina, via Pricena. Provincia, bravo, di Foggia. Proprio via Pricena, sì. A Pucina. Come hai detto, a Pucina. A Pucina, Pucina, sì, una Pucina. Sì, è così, a Pucina. Ma quanto in profondità bisogna andare? Cioè, per conoscere la musica di un pezzettino piccolo d'Italia bisogna scavare, 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 oppure... Ma tantissimo. Guarda, se a me ogni tanto mi dicono, ma conosci questo modo africano e quell'indiano? E dico, ma io ci ho messo 30 anni per fare Roma Frosinone, per sentirmi tutto quello. Però che sei c'è... Però arrivata da Roma Frosinone, sì, almeno quello. Ho superato, sì, sto a Ponte Corvo adesso. Vedi? Siamo arrivati fino a Sessa Urunca. Ma insomma, poi l'Italia è ancora piena, perché se uno va, credo, anche dalle parti tue, Pavana, da tutte quelle parti lì... Pavana, scusami. Da quelle parti, sei lì indignato. Deve essere pieno, no? È pieno di canti nascosti. Era, ormai... Però ne abbiamo raccolto, sì. Tutto il dorso, tutto l'Appennino è pieno zeppo. Tu vai sopra Benevento, sopra Caserta, e ti inoltri nell'Appennino e cantano ancora come degli strumenti. Ma cantano anche i giovani, anche i ragazzi, o si perde? No, perché Francesca ha detto ormai. Ormai, no, però in Sardegna sì, a voglia se cantano. In Sardegna del Sud, ma dove sono ancora delle zone dove può esistere ancora una civiltà contadina. Sì, poi abbiamo il fenomeno degli studenti. Per esempio, dei bravi genitori di buona borghesia hanno mandato i loro figlioli sardi in continente per togliersi dalla mente i loro riti, le loro cose, istruirsi e tornare a fare gli ingegneri. E invece loro nel continente hanno incontrato, per esempio, Roberto Leidi o Piero Sassu a Bologna, che gli ha insegnato i modi loro, e sono tornati che cantano solo cose sarde, peggio di come quando erano partiti, perché poi ai ragazzi piace. Musica e parole, lo dicevamo prima, vanno insieme. Tu raccontavi, hai raccontato varie volte, Francesco, della gente di Appennino ai tempi che sapeva a memoria Dante. Si è perso, sì, anche quello? Sì, sì. Eh beh, adesso è rimasto Benigni, ma... È rimasto Benigni, no, beh, effettivamente. Quelli di Buti però, che sanno tutta la... Sì. Arioste e Tasso, la Gerusalemme. Arioste e Tasso, io ho visto una discussione feroce fra
un sostenitore d'Ariosto e uno di Tasso. Se era meglio Ariosto, se era meglio Tasso. E tu da che parte stavi? No, io ascoltavo. Tu giocavi a tarocchino, no, intanto, no, di la verità. No, tarocchino non si gioca in Appennino. Io stavo a ascoltare, che era interessante vedere questi che litigavano su Ariosto e su Tasso, insomma. Ed erano due ex carbonai di quelli che andavano in Maremma o in Sardegna a fare il carbone di legna. E mettevano nel tascapane due o tre paia di calze, due o tre maglie, e o una Divina Commedia, cioè un Inferno poi sempre, o un Ariosto, un Tasso, e così. E leggevano, passavano diversi mesi là, non aveva nient'altro da fare. E gente poi, fra l'altro, sì, cantano la Gerusalemme, è bellissima. Cantano la Gerusalemme. Morì Vargante e tal moria qual visse, minacciava morendo e non languia. Superbi, formidabili e feroci, l'ultimi moti for, l'ultime voci. Quante ne sai, Giovanna Marini? Se tu mi metti qua e mi solleciti così, me ne vengono tante. Tante, cioè sei un jukebox pazzesco, ti infilo delle monetine, anzi senza neanche le monetine viene fuori anche tu però. Le donne, sì. I cavalieri, l'arme e gli amori. Così la cantavano, bravissimo, sì. Così, e l'ottava, l'ottava, stessa, sì. Melodia che ha usato Giovanna, leggermente diversa, perché ognuno poi aveva il proprio modo interpretativo dell'ottava. Quindi ogni zona, ma anche ogni interprete, sì, ognuno personalizzava. Certo, sì. Poi chi, quando poi improvvisavano, perché improvvisavano questi, il melismo aiutava anche a trovare le rime, perché... Facciamo che melismo lo spieghiamo, anche se siamo su Rai 3 a notte fonda, meglio dire cos'è il melismo, dai. E il ricamo, diciamo. Molte note per una sola sillaba. Sì. Molte note, per perfetto. Il ricamo, no? E serviva a tirarla lunga, perché devi pensare alla rima che veniva dopo. Perché ti dava nell'ottava, ti dava la rima obbligata. Tu dovevi partire con la rima che l'altro ti aveva lasciato. E quindi dovevi pensare, mentre cantavi, e pensare, prolungare la nota, cioè pensare quello che dovevi dire. E anche il movimento, muovevano le mani, aiutava, no? Le pause, era tutto un teatro. Anche tu muovi tantissimo le mani quando interpretate, tantissimo. Però guarda che questi ce ne sono ancora di cantori, a Buti ce ne sono, cioè nell'Olandi l'abbiamo festeggiato da 2 settimane fa, sì. E c'erano dei ragazzi giovani che cantavano, ecco, molto bene in ottava rima. E i bambini della scuola dell'infanzia che hanno raccontato Biancaneve in ottava rima. Beh, meraviglioso. Quindi vedi, è un ormai, avete usato il tempo passato, ma in realtà c'è anche un c'è. Presente, se Dio vuole. C'è, diciamo. Sì, sì. Voglio farvi un'ultima domanda su Paolo Pietrangeli, che è l'autore della nostra sigla. Noi abbiamo come sigla Se tu bagni il tuo piede in un lago, di un paese chiamato Cultura. Puoi tirare dietro un piede assai dura, ma è più dura c'era imparare a nuotare. C'era anche la tua voce, Giovanna. Ti sì, tocca? Lo cantavamo insieme. Questo, ti tocca, sì. Dai. Beh, solo l'inizio. Sì. Se tu bagni il tuo piede in un lago di un paese chiamato Cultura, puoi tirar dietro il piede assai dura, ma è più duro imparare a nuotare. E va avanti. Grazie, grazie, grazie. Io vengo a salutare Giovanna Marini che deve andare via, ma voglio farvi vedere un book trailer. Tu lo sai cos'è? No. È un trailer come nei film, però per un libro. Eccolo qua. Though many things my mom said after a fall could have been taken in 100 ways, what she next said was clear. I think I might be terribly sick. My mom's disease was a strain that starts early and shares a common origin. All sufferers of this particular strain are at the most the 12th or 13th cousin of any other. It was then I decided, no matter what, I would become an expert on the human brain. Once upon a time, we were normal. Era il book trailer di Io non ricordo, questo è il titolo italiano, primo romanzo di Stephen Merrill Block, che è qui con noi. Perché si intitola Io non ricordo?
Beh, il titolo davvero non è che l'ho deciso io interamente, devo dire. Ovviamente, come succede sempre, ti danno 40-50 titoli e questo, diciamo, è quello che ha trovato il mio agente e che mi è piaciuto di più. Però, diciamo, alla fine va bene, secondo me, perché esprime davvero l'idea di una storia raccontata e poi il fatto di dimenticare di raccontare una storia che è anche parte del libro. Ecco, perché parte del libro è la storia di una mamma che perde appunto la memoria a causa di un Alzheimer precoce e il figlio adolescente va sulle tracce della storia della propria famiglia, di questa tara genetica, mentre La solitudine dei numeri primi è il titolo del romanzo d'esordio di Paolo Giordano. Per noi sono i due più bei romanzi appunto d'esordio di quest'anno, un italiano e uno straniero. Voi converserete, dialogherete, Paolo Giordano, con Stefan Merrill Bloch dopodomani a Massenzio, al Festival delle Letterature di Roma. Allora, ci darete adesso un piccolo assaggio. Vuoi spiegare anche tu La solitudine dei numeri primi, perché si intitola così? Tu sei matematico di formazione, adesso fai il fisico. Sì. Hai 26 anni, stessa età, 26 anni. Non ho il book trailer, però. Però non è ancora il book trailer, ma scusami. Lo testerò formalmente per questo. No, La solitudine dei numeri primi è la storia di due ragazzi, due bambini che poi diventano adulti e che, diciamo, cercano un'emancipazione da due dolorosi traumi infantili. La ragazzina si rompe una gamba sugli sci e rimane, diciamo, un po' zoppa, e il ragazzino invece abbandona la gemella in un parco e non la trova più. E i due ragazzi poi si incontrano e comincia una semi-storia d'amore, semi. Però non si incontrano mai davvero, appunto, come i numeri primi, che sono magari anche vicini ma non riescono a infrangere le barriere della solitudine. Adesso io vi farò delle domande molto semplici. Voi rispondete in sequenza, uno e due, i nostri due debuttanti preferiti. Si dice che debuttare sia difficilissimo, ci sono migliaia, milioni di aspiranti scrittori. Voi avete molta fortuna, siete molto bravi. Vi è andata bene? Come è andata, Paolo? È andata bene, c'è stata una componente di fortuna e penso anche molto impegno. Non riesco a dare tutta il merito alla fortuna, ecco, non ci credo molto. Stefan? Sì, io credo che sia simile a quello che ha detto Paolo, perché molti di fatto possono scrivere milioni e milioni di romanzi. Si dice che tutti noi abbiamo un romanzo dentro di noi, però ha ragione lui, c'è anche la disciplina, c'è un po' questo desiderio masochistico di ritornare lì sul computer tutti i giorni. È un processo anche doloroso, però insomma ci vuole, se vuoi davvero dire quello che hai dentro. Dire quello che hai dentro. Un'altra cosa in comune che avete è il rapporto con, diciamo, le scienze in senso lato, la matematica, la fisica, le neuroscienze. Ecco, voi, se si riesce in tempi televisivi, quindi brevissimi, spiegare qual è la natura di questo rapporto per te? Cioè, la scienza fornisce che cosa? Un linguaggio, una possibilità di poesia, un impianto metaforico, un'impalcatura. Perché? Domandona anche questa, eh? Yeah. Sì, beh, io credo che sia una cosa davvero rimarchevole che sempre più romanzieri non prendano in considerazione quanto è importante la scienza quando si scrive un romanzo. In modo particolare le neuroscienze ti possono dare tutta una serie di notizie sui tuoi personaggi e sulla loro natura. Io credo che sia io e Paolo abbiamo proprio coinvolto la scienza come mezzo di capire di più il mondo che ci circonda, e questo ha a che fare con la nostra generazione, perché noi ci raggruppiamo, stiamo su internet, abbiamo vari modi di capirci allo stesso momento in modi diversi, e mi fa piacere che per esempio un romanzo incorpori delle narrative che vengono anche da sfondi diversi come le scienze. Stiamo su internet, tu no, non hai il book trailer, non sei un adolescente anomalo, anzi un post-adolescente anomalo. Non così tanto, sì. Navigo anch'io in internet, in realtà sono assolutamente dipendente dalla rete, per cui direi che anch'io il rapporto ho la con la matematica, Paolo? Ma io la vedo piuttosto come un linguaggio, come hai detto tu all'inizio. È un linguaggio in più che uno ha. Prima si parlava di musica, di conoscere le scale, i modi, e diciamo, uno può parlare quel linguaggio, può non parlarlo. Allo stesso modo uno può parlare il linguaggio matematico oppure no.
e come ogni linguaggio è adatto a raccontare, per cui diciamo io ne ho fatto un uso in realtà molto blando nel romanzo. Ad esempio nel romanzo di Stefan c'è anche solo una mole di referenze che lui dà al fondo che fa vedere un grandissimo studio. Ecco, io forse non mi sentivo così pronto ancora ad affrontare un compito del genere, però sicuramente è un bagaglio in più che uno può aggiungere alla storia. Altra parola chiave nei vostri due romanzi è adolescenza, mi spiace, ed è un'adolescenza anche poco convenzionale rispetto a... conosci Moccia? Conosci Moccia? Vuoi spiegargli tu chi è Federico Moccia? Perché mi metti in questa situazione? E beh, perché tocca, quando si parla di adolescenza si parla necessariamente di Federico Moccia. Dai Paolo, fammi questo piacere. Allora, Moccia è stato ed è, diciamo, il depositario dell'adolescenza italiana, direi ormai. È il portavoce delle nuove generazioni, non della mia, non della nostra, ma di quella immediatamente successiva, direi, dei liceali di adesso. Ha scritto dei romanzi che hanno spopolato e che, in maniera, da quello che so, in maniera abbastanza sorprendente, sono partiti proprio dal basso, dagli studenti che si passavano questo manoscritto di 3 metri sopra il cielo. Ma avete anche voi dei lettori giovanissimissimi? In realtà nel mio caso sono arrivati dopo, mi sono accorto. E il libro ha fatto breccia inizialmente sulla generazione dei genitori, forse per questa voglia morbosa di conoscere, di capire questo problema degli adolescenti. Poi in realtà ovviamente non si capisce nulla, al limite si fanno altre domande. Non bisogna capire nulla, assolutamente. Entrambi però i vostri protagonisti si fanno del male, con un elastico, Seth, tagliandosi, facendosi proprio del male il protagonista del tuo romanzo. Why? Beh, perché si massacra, insomma, perché diciamo sono uno scrittore, no? E allora c'è sempre un po' questo senso masochistico di andare al computer, di sforzarmi, e da questo punto di vista è un po' un dolore autobiografico. Insomma, Seth in molti modi è un po' una collezione di cose che pensavo, delle mie paure, delle mie speranze da bambino, e il mio libro è un po' l'elegia alla mia giovinezza e alla mia infanzia. Difficile dire che sia un masochista, perché non sono un masochista io stesso e non lo so neanch'io, però... Hai detto che il tema dell'Alzheimer è talmente affascinante che potresti scrivere per tutta la vita su questo, sulla perdita della memoria, anzi sulla perdita progressiva di pezzi di sé. Confermi? Sì, io credo che sia una delle cose più affascinanti per capire davvero la nostra natura, cioè vedersi decostruiti e proprio nel modo opposto di quanto per esempio fai quando costruisci la personalità di un bambino, e capire per esempio cos'è che ci rende noi stessi. Però penso anche che forse magari adesso è arrivato il momento di parlare di qualche cos'altro, non posso andare avanti a parlare di questo per il resto della mia vita, ma il mio prossimo libro anche lì si parla di una certa malattia mentale in un modo un po' più o meno scientifico. Diciamo che sono sempre affascinato da tutti questi quesiti, no, che ti ritrovi davanti, e voglio andare avanti ad esplorare la scienza e cercare però la trascendenza umana, qualche cosa che va al di là della scienza e arriva all'umanità. Vuoi che ti grazi o ti chiedo quale sarà il tuo prossimo libro, Paolo Giordano? Grazie, anche perché non grazie. Ho alcun tipo di risposta. Esiste effettivamente tutta la letteratura dell'Alzheimer recente, il libro più famoso è la versione di Barney, di Mordecai Richler. Allora lì il protagonista, perdendo memoria, fa un esercizio che vi chiedo di fare insieme a me. I nomi dei 7 nani, tu li sai? Tutti e 7 no, di sicuro. Allora, Brontolo, Dotto, Cucciolo, Mammolo, Pisolo. Ti grazie anche questa volta. Tu li sai? Can I name the dwarves? Beh, i nomi dei nani, dai, ma cosa mi chiedi? No. Maybe I'll say in English. Magari li dico in inglese, che poi sono diversissimi dall'italiano, non li capite, quindi non capite se li sono. Hai ragione anche tu, ma io ero una vita che volevo chiedere in una trasmissione culturale televisiva il nome dei 7 nani. Perdonami, io ti sentivo bisbigliare, Francesco, tu li sai? Sono arrivato a 6. Sei arrivato a 6, dai, non va malissimo. Mentre voi vi ricordate tutti i nomi dei 7 nani, eccetera,
noi andiamo con i nostri ragazzi della redazione di Gargantua a vedere che cosa possiamo fare, leggere, guardare, ascoltare nell'estate che sta per cominciare. Io consiglierei un libro che descrive su basi scientifiche la libertà del pensiero umano. La logica aperta della mente di Ignazio Licata, appena pubblicato da Codice Editore. L'idea centrale del libro è che la capacità di guardare il mondo in modo sempre differente è la nostra risorsa più preziosa. È la capacità di guardare un oggetto da punti di vista differenti, di pensare mondi possibili, che poi è alla base delle attività creative fondamentali dell'essere umano più alte, come la letteratura, la musica e il pensiero scientifico. Sei convinti, Diego? Il mio è un consiglio un po' più epicureo, il Biographing Festival di Bologna. Epicureo? Da domani. Epicureo. Però. Da domani a Bologna, 5 giorni di buon cibo, ritmi rilassati e cinema molto indipendente. Omaggi all'Andy Warhol regista, all'inventore del videoclip Peter Whitehead, che per primo filmò i Pink Floyd e Rolling Stone, e poi ancora un omaggio al geniale Charlie Kaufman, sceneggiatore di Se mi lasci ti cancello e di Essere John Malkovich. La garanzia è per il resto nella illustre partnership con il Bubblegum, sperimentalissimo festival di cortometraggi online, ideato niente po' di meno che da Spike Lee. Arianna, tu dove ci vuoi mandare? Io vi vorrei mandare. Buono, Io vi vorrei mandare a Topolò quest'estate. Come, scusa? A Topolò. E cos'è? Non è un insulto. Topolò è un paesino nelle valli friulane dove si parla lo sloveno e dove sembra che tutte le strade finiscano. D'estate gli abitanti aprono le loro porte ad artisti che provengono da tutto il mondo e sembra che l'opera d'arte consista già solo nel fatto che gli artisti vengono portati in questo posto sperduto. Poi però l'atmosfera del luogo li ispira e nascono delle performance che poi accompagnano tutte le notti di luglio fino all'alba a Topolò. Paolo? Sai che se uno non ha la fortuna di andare a Topolò, potrebbe andare a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, alla Sagra della Trebbiatura, questa a metà luglio. Chi invece deve restare a Milano, avrà a Milano una serie di concerti, eventi di tutti i tipi. Il titolo dell'iniziativa è La Bella Estate, che è anche un po' un omaggio a Cesare Pavese e al suo libro La Bella Estate, che consiglio di rileggere. Abbiamo molto parlato oggi del poter tornare indietro, riaggrapparsi alle radici. Quello potrebbe essere il libro giusto, anche perché si avvicina il centenario della nascita di questo scrittore. Libro giusto al momento giusto, effettivamente. Denis Krief ci dà dei consigli o è un consiglio? Perché tu, Denis, avrai un'estate artistica ricchissima e fittissima. Sì, parlarne sarebbe un conflitto di interesse, no? Posso fare la pubblicità per me. So tanto. Che va di moda, non esiste. Sentirei questa bella musica sempre, questo piacere. La musica è una cosa fantastica. Sentite la musica. Tu dici che è meglio, ma sai che facciamo? Ti facciamo spolpare dai quattro ragazzi, Andrea, Diego, Arianna e Paolo, in una delle interviste esclusive che noi facciamo per il sito www.gargantua.rai.it. A vostri rischi e perigli. Rischi e perigli, ma sì. Come parli bene tu, Denis Krief. E adesso è l'ultima puntata di Gargantua. Max Gazzè. Posso mi avvicino? Devi, vuoi venire qua, dai. Ci regalerai anche tu, Max Gazzè, una intervista speciale per il sito. Ma intanto, guarda, prendi il mio sgabello. Posso prendere questo sgabello? Ma assolutamente. Io credo una cosa riguardo il vinile, la differenza che c'è tra il vinile e il CD, no? Mi domando spesso se è possibile convertire tutte quelle che sono certi stati emotivi, diciamo la frequenza in cui viaggia la condizione emotiva di una musica, se è possibile convertirla in numeri. E questa è una domanda che mi pongo. E che non sia addirittura questo fattore aver in qualche modo oppresso la condizione naturale di ricezione della musica. Il matematico è lui, se non sbaglio. già fatta a te la domanda. No, è una domanda così, ho lanciato una bulla. In realtà non è. Però tornando al discorso tra vinile e CD, io penso che sia giusto chiamarlo comunque disco, perché di fatto rappresenta un qualche cosa, no? un artefatto il disco. Sì, ma l'LP era una cosa bella, grande, che portavi a casa, felice. Il CD è piccolino, sì. Una cosuccia così. È insipido. È vero, e di fatto riesco a far fare ancora mille. LP ogni volta che faccio un CD, sì, almeno. Senz'altro. Gliel'hai detto che tu hai cominciato sognando Francesco Guccini? Beh, sognando, mio insomma. Dio! forse abbiamo. No, nel senso che io voglio, anzi, sono molto onorato, mi fa molto piacere stare qui in questa sera, appunto, proprio perché forse non è capitato spesso di dirlo, ma io quando vivevo a Bruxelles, in Belgio,
Per me, io suonavo con tanti gruppi, andavo in giro, suonavo gruppi punk, gruppi rock, new wave. Però per me l'unica cosa che mi faceva attaccare a quello che era, la cosa che poi mi ha spinto anche a appassionarmi così tanto della lingua italiana, erano i dischi di Francesco Guccini. Per cui io andavo in giro, dovunque andavo avevo sempre il disco Via Paolo Fabbri, 40 tema, tutto. Ma non solo quello, è stato proprio il modo. E rispetto anche a tanti autori di quel periodo, dei cosiddetti cantautori, se non so, per me la scrittura di Francesco Guccini è sempre stata un qualche cosa, una specie di spanna superiore, a livello proprio di condizione emotiva che viene trasmessa, non lo so, questo è stato un mio gusto, come anche quello di mio fratello, d'altronde, che è anche un grande appassionato. Ti ringrazio, sono anche imbarazzato, però no, capisco che, essendo Bruxelles una città fra le più tristi che abbiamo mai visto al mondo, può darsi che questo spinga a questi pensieri tristissimi, no? Per cui una Bruxelles è triste, ascolta le mie canzoni e precipita, veramente, in una depressione totale, per cui... Invece, sai cos'è? Che secondo me Bruxelles, soltanto perché io sono cresciuto là, avendo passato la mia adolescenza, ritengo che qualsiasi posto dove uno cresce, forse a vederla esteticamente, a vederla da turista, Bruxelles è molto triste, per il fatto appunto che c'è la pioggia, che c'è. Ma se tu cominci a indagare tutti i tuguri, le bettole, i luoghi meravigliosi che una città del genere propone, è una città assolutamente viva, che vive di notte. Cioè, la cultura delle jam session, di andare a suonare, che è rimasta, forse è stato l'ultimo paese che ha mantenuto questa tradizione viva fino a poco tempo fa. Ma ci sono le bettole anche a Bruxelles, Francesco? Certo, basta andare alla Mort Subit, che dove c'è della birra. Ma la riconosci? Certo, ci mancherebbe. La birra trappista, no? Dei frati trappisti, eccezionale. Certo. C'è un pub che ha 1300 tipi di birre artigianali diverse. La birra è veramente eccezionale. Che non sono un bevitore di birra di solito. Posso anche dire una cosa, che in questi concerti, avendo come passione, avevo spesso anche il fiasco di vino. Ah, bene. Che era una specie di un'icona che rappresentava un po' questa mia passione. La cosa bella di Bruxelles, adesso non so se possiamo parlare. Ma guarda, noi dovremmo finire, ma proprio finisce la trasmissione. Però è anche bello così, con questi scambi di indirizzi di pub di Bruxelles. Il fatto che si possa, per esempio della Grand Place, eccetera, si può mangiare a qualsiasi ora del giorno della notte. Questa è grande civiltà. Tu vai lì, mangi, ordini, ti metti a sedere, veramente questa è civiltà. Poi invece ti chiudono in faccia, in Italia, no? Ti chiudono in faccia. Anche in Argentina, qualsiasi ora del giorno e della notte mangi. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando sugli orari dei negozi. Questo ristorante è famoso per essere aperto tutta la notte. Che fanno le mulle, no? Perché il piatto nazionale belga, di fatto sono le mulle e le patatine fritte. È finita, non la puntata, è finita l'intera serie di Gargantua, finisce con dei consigli gastronomici, come è giusto. Ascoltiamo la musica, come dice Denny Criff, ascoltiamo tutti i nostri ospiti, possiamo rivederli nel sito. Io vi saluto nella maniera più semplice possibile. Ciao. Cielo e dentro di me e mi riscopro più anima che uomo, nasce dalle emozioni nuova armonia, tempo che fugge, svanisce e non mi distrugge, ed è subito sera. Un tramonto più adesso, primavera di mare.
di vele nel sole e il profumo di te. E sarà quando siamo infiniti e sublimi, l'ultimo cielo è il cielo più grande, spande passione e un nuovo senso. Ed è subito sera.